Ciao a tutti ragazzi, bentornati sul mio canale. Prima di lasciarvi a un altro episodio della carriera, vi volevo ricordare che con la ripresa del campionato torna anche Fan Rating. Qualcuno già la conosce, qualcun altro la scopre solo oggi. È un'app che vi permette di valutare le prestazioni dei calciatori subito dopo il triplice fischio finale. In palio avete tantissimi premi Amazon e altre funzionalità che scoprite solo se scaricate l'app. Per cui io vi lascio il link in descrizione e vi auguro buona visione per il resto del video. Raga! Come monto questa intro dopo? Ecco, direi di far così. Probabilmente in questo episodio arriveremo alla fine di giugno, arriveremo alle porte del calciomercato in modo da poterci già godere qualche nome, qualche acquisto, qualche suggestione di calciomercato e poi prepararci per i prossimi episodi con, diciamo, meno tempo da perdere e solo le emozioni più salienti. Simuliamo e vediamo questa volta come va. Uno pari, di questo passo. Però non andiamo così in fretta, eh? È bello far vedere tutte le partite e infatti io di solito lo faccio sempre. Però siamo a luglio, è la MLS, seconda stagione. Cioè, per me è già un miracolo, sinceramente, che i video della MLS superino i 10k views su YouTube. Quindi sono molto contento. Cerco di velocizzare leggermente un po'. Allora, nonostante qualche pareggite di troppo, siamo arrivati a maggio che siamo secondi, con ovviamente delle gare in più giocate, però secondi. Adesso abbiamo tra l'altro una partita contro gli LAFC. Io questa la giocherei, perché comunque è una bella partita. Rimane sempre lo scontro Los Angeles contro New York. Tra l'altro siamo in casa nostra, cosa che avevo frainteso. Pensavo fossi di essere fuori casa. Quindi risparmiamo anche il volo per Los Angeles. Andiamo a giocare appunto contro gli LAFC, però in casa nostra, in New Jersey, sperando ovviamente di vincere. Siamo in campo in New Jersey, dove i nostri tori ruspanti giocheranno contro gli LAFC. Ci siamo accorti di aver alla fine lasciato fra i pali Baby Jackson. Voglio pensare che sia una svista voluta dal destino, voluta dal fato, per cui se giocherà bene sarà un segno che doveva giocare, altrimenti invece, a maggior ragione, dalla prossima partita tornerà a giocare Blake. Però avremo in campo Baby Jackson, anche se qua si parla di Diomandé, che sta facendo veramente tanti gol. E vedo anche un'inquadratura su Ali Seda, che è 77, inizia a crescere molto. Noi non ci siamo proprio affezionati tantissimo ad Ali Seda, quindi se dovesse esserci una plusvalenza dall'Europa lo possiamo anche vendere. Però vediamolo in campo, perché magari questa crescita porterà poi delle conseguenze positive anche nelle prestazioni. Si allunga un po' troppo. Attenzione Emrata, sbagliano gli avversari. Il tiro di Emrata, palla fuori. Così a freddo, non ci aspettavamo di ritrovarci la palla fra i piedi. Ha provato il tiro Emrata di prima, di sinistro, palla che sibila alla sinistra del palo. Loro sono terribilmente, tremendamente veloci e questa cosa non riesco a capire il motivo. Attenzione Baby Jackson, che riflessi del nostro cucciolo di panda, che riesce a metterci la manina. E allora abbiamo Ali Seda. Attenzione, la fine di Ali Seda. Ali Seda, il destro, para Vermeer. Quel tiro non era a giro, eh. Fuori Van Ginkel, dentro il playboy Muil. È da un po' che non vedo volare intimo femminile su questo campo di gioco. E quindi dentro Muil, speriamo sia lui a decidere questa partita. Lui magari a segnare, lui magari a sbloccare. Chissà, lo scopriremo solo stando incollati allo schermo. Sempre se non preferite a me Torino-Brescia, Attenzione. Ah, Baby Jackson ancora, miracolo. Per fortuna non gliele stanno tirando alte, che sennò non ci arriva. Questo tiro veramente miracolo, miracolo di Baby Jackson. Questa cosa qua che avete visto è un miracolo. Ali Seda, proviamo allora col tiro potente sul primo. Miracolo di Vermeer. Ti prego Ortega, tienilo. Ortega, il tiro, para Baby Jackson. Grandi prestazioni da una parte e dall'altra dei due portieri, davvero molto molto forti. Andiamo. Davis, portala su, tu. E bravo, li porta fuori e poi dentro da Ali Seda. Ali Seda, la finta di Ali Seda. Mi aspettavo qualcosa in più. Zardes. 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 No! Dentro. Che partita ragazzi contro gli LFC, su questi sono forti, eh. Bling 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 bling, forti. Dentro, ti prego, Emrata. Il tiro, traversa! La spaccata con la traversa Emrata, ti prego Zardes, non ci credo ragazzi, 86esimo. La palla arriva da Ali Seda. Vai Ali, 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 non era per lui!
Non mi fanno fare l'ultimo tentativo. Finisce 0-0. E i tifosi un po' indispettiti non apprezzano il fatto che comunque abbiamo dato tutto. La traversa di Emrata alla fine è stata... oltre al rumore della traversa ho sentito veramente il rumore del mio cuore che si spezzava, eh. Io non capisco perché i passaggi tesi dentro non vanno mai a chi, voglio. Cioè, avevo fatto un passaggio teso per Zardes, è arrivato a Carbonero con il difensore che l'ha buttata fuori, niente. Iniziamo ad andare lentamente e ora sembriamo in alto, ma perché abbiamo delle partite di vantaggio. Ma se iniziamo a pareggiare o perderne altre, il rischio è che ci sia poi un effetto boomerang quando gli altri pareggeranno i conti per numero di partite giocate. Per cui adesso vedete che siamo terzi, ma in realtà gli Atlanta voleranno. I New England, Columbus, DC devono ancora giocare, quindi... occhio ragazzi, non stiamo facendo benissimo. 4-1. Continua a segnare Van Ginkel, segna tantissimo quando simuli, è incredibile. Le promesse le mantengo. Avevo detto che con una prestazione sontuosa avrebbe guadagnato una riconferma, quindi lo confermo, anche se a me piace di più Blake, sempre detto. Però gli Atlanta, nel senso, no, se siamo contro i Philadelphia Union è ovvio che metto Blake perché è il grande ex. Con gli Atlanta posso permettermi invece anche Baby J. Andiamo alla Mercedes-Benz Stadium con un New York Red Bulls che tra partite che vi ho fatto vedere e partite simulate ha perso poco ma ha pareggiato tanto. È una squadra che proverà invece oggi ad andare ad Atlanta con l'obiettivo di vincere e di tenere saldamente in mano una prima posizione che potrebbe rivelarsi realtà qualora le altre cedessero. Oppure solo mera illusione qualora le altre partite da recuperare venissero vinte dalle avversarie. Noi però pensiamo al nostro percorso e ci vediamo in campo per la prossima partita. Siamo in campo ragazzi, bellissimo stadio, quello dell'Atlanta United. Poi con questa luce al tramonto è ancora più emozionante come atmosfera. E mettono a confronto Gonzalo Martinez con Marco Van Ginkel, 4 gol nelle ultime 3 partite per entrambi. Chissà chi dei due segnerà in questo grande big match tra queste due potenze della MLS. Ortega, avete visto che taglio ho fatto con Ortega? Quello da Pro Club, eh. Anche questo da Pro Club, subire gol così è da Pro Club. Gol di Makeda. Makeda? Ma che strano! Ma chi è questo giocatore che mi ha segnato? Proprio giocatore che gli avevo venduto. Eh sì. Jovetic. Il tiro, palo. Rete! Uno pari Gervinho. Uno pari Gervinho. Abbiamo preso più legni che gol in questo episodio finora. Dai, 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 dai. Attenzione, attenzione, rimpallo favorevole. Willian, Willian! Ma perché? Ma perché questi errori? Male, malissimo. Male, malissimo. Cannon, buona diagonale. Attenzione, ancora loro. Spazza long, possiamo ripartire. Van Ginkel. Yo-yo. Marco. Marco, dentro, Jovetic, Jovetic, si ferma Yo-Yo, dentro, il tiro, che gol di Jovetic e di Van Ginkel. Veramente un gioco di squadra magnifico quello che hanno fatto i nostri due protagonisti. Rivediamo, Jovetic qua ha capito, le se ne è provati via due allora, per lasciare ancora spazio a Marco Van Ginkel. Quante volte se la sono passata l'uno e l'altro per fare questo contropiede. Alla fine gran gol, meritatissimo, e siamo 1-2, siamo riusciti anche a rimontare allo scadere del primo tempo. E allora Jovetic si gira, il destro di Jovetic era marcato, il tiro parte ma è debole. Allora posso ripartire l'avversario, attenzione, ha provato a prenderci alla sprovvista. Ovviamente c'era Emrata che non viene mai preso alla sprovvista. Poi Gervinho, Gervinho, prova a circumnavigare gli avversari, Gervinho, il destro, Paracan. Ancora, ti prego, il cassiere, non ci credo il cassiere, infatti chiuso subito. Cassa chiusa, no danaro. Ancora Gervinho, il cassiere. Ancora, niente, cassiere oggi male, eh. Cassiere subito bullizzato. Proviamo, madonna ragazzi, Ortega. Ma è un piacere veder giocare sta squadra oggi. Però attenzione, il risultato è in bilico, eh. E quindi dobbiamo cercare di trovare l'1-3. Proviamoci con il cassiere, ancora, ma ce l'hanno col cassiere. Tre interventi pericolosissimi. Tipico mio, provo a rientrare per fare passaggio dentro e per
di fare il tiro con Davis che si meritava il gol. Il cassiere servì, gol di Jovetic su assist di cassiere e poi gol dello yo-yo. Fischio finale 1-3, riusciamo a fare una bellissima vittoria qua contro l'Atlanta United e a rimetterci secondo me anche bene con la testa davanti alla classifica della Eastern Conference in vista proprio della seconda metà di stagione che sarà quella che ci condurrà poi a capire se potremo vincere o no la MLS. Io ho abbastanza fiducia, secondo me riusciamo a vincere la MLS, ma servono ancora un paio di acquisti nel mercato estivo, per cui chiederò davvero tanto un vostro aiuto. Allora, andiamo avanti, giocatori impegnati, vediamo chi. Allora, guardate che belle, ragazzi, abbiamo 6 giocatori nella nazionale statunitense. Richie Jackson, Reggie Cannon, Long, Parker, Zardes, Johnson. E poi abbiamo il cassiere in Venezuela. Donnarumma al numero 1, ci tenevo a precisarlo. Vediamo come andrà. 3-0 lo stesso, incredibile. Nonostante i sostituti, riusciamo a vincere 3-0 contro gli FC Dallas in Coppa. E segnano Carbonero, Muil e Sims. Molto positivo. Così siamo riusciti a vincere, a far giocare quelli che giocano di meno. L'umore della squadra è salito. E adesso abbiamo non solo una buona classifica. Certo, gli FC Toronto hanno giocato 2 gare in più. Però siamo messi bene in classifica. Possiamo puntare anche a entrare in una buona posizione nei playoff. Ci sono tantissimi giocatori in nazionale. Purtroppo questa è una cosa odiosa, ragazzi. Le convocazioni nazionali sono una cosa odiosa. Quello che riusciamo a fare comunque è sistemare pienamente l'attacco, dove mancherà solo Zardes. Il centrocampo abbiamo Muil, abbiamo Emrata, Davis, Van Ginkel, Muil in panchina e quindi anche qua ne usciamo bene. Poi giocherà Blake, che Baby Jackson è convocato in nazionale, quindi Donnarumma secondo portiere. Purtroppo ragazzi abbiamo tutta la difesa della nazionale statunitense, o meglio la nazionale statunitense ha tutta la nostra difesa. Siamo alle porte della gara con gli LA Galaxy? Sì. Siamo emozionati? Sì. Allora tanto vale andare in campo, no? Che scopriamo subito come andrà questa partita. Abbiamo lo stadio degli LA Galaxy, abbiamo le palme, abbiamo il bel tempo. Devo dire che Los Angeles è veramente ha un clima che è unico al mondo, c'è davvero una grande atmosfera qui. Ma noi siamo quelli di New York, noi siamo quelli che lavorano con il freddo, col vento, con la pioggia, in una città, la Grande Mela, che comunque mantiene la sua magia tanto quanto lo è Los Angeles, nonostante siano poi completamente diverse. Si parla di del Chicharito Hernandez, questa rimane una delle sfide più emozionanti, di maggiore magia della MLS, Los Angeles contro New York, Galaxy contro New York Red Bulls. Vediamo chi la spunterà quest'oggi. Bravo, allarga su Gervinho, no! Gervinho, classico giocatore da un'agilità e dribbling notevole, ma che sottoporta qualche occasione di troppo, la spreca, e lo si è visto oggi. Duncan, l'esterno destro, che attenzione, in profondità, il tiro para Blake! Occasione pericolosissima, si salva Blake. Marco, rientra tu per favore, dobbiamo aiutare un po' sta difesa che non è quella titolare. Il tiro para ancora Blake! Abbiamo messo il portiere giusto fra i pali per questa gara. Poi lui era un po' abbacchiato, quindi ha occasione veramente di rifarsi. E mentre parlo, ogni volta che parlo, subisce poi gol il nostro portiere. Infatti non elogerò mai più i portieri prima di un calcio d'angolo. Ogni volta faccio lo stesso errore. Gervinho. Emrata, bellissimo lo stop. Il tiro para Bingham. Teniamo ancora i senatori. Gervinho. Fa finta di andare, attenzione, va sull'interno Gervinho, il tiro, subito uno pari, se lo perde la difesa degli LA Galaxy e segna un gran gol Gervinho. Funziona ragazzi tagliare dentro così, perché loro pensano sempre che tu vai dall'altra parte, invece la tagli tutto, nessuno ti marca e poi tiri. Gran gol di Gervinho in solitaria. Gervinho, ma cosa sta facendo oggi? Forse non lo cambio più. In gran forma Gervinho, come sempre opaca la prestazione di Willian. E allora Emrata. Palla dentro, non ci credo, no, non ce la faccio più ragazzi. Willian le sbaglia troppe. Dentro Carbonero a destra.
Proviamo sta roba. No, ragazzi, William veramente, cioè, non me l'aspettavo. Cioè, è un giocatore che mi piace molto da usare. Jovetic, come sempre, si gira divinamente. Jovetic! E qua ci sono i guizzi di Yo-Yo! Che gol di Jovetic! 2-1, bellissima partita qua nel secondo tempo. I New York Red Bulls sono scatenati. Rivediamo qua, guardate: 1, 2, 3, 4. Cioè, proprio con tocchi di suola, eh? Con tocchi lionelistici di suola. Gran gol di Jojovetic. Amro, 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 Amro. Ok? È questo il giocatore forte che ho in squadra. Provato. Finisce la partita. 1-2. E grande scontro tra Galaxy e New York Red Bulls viene vinto dalla squadra della East Conference, della East Coast, cioè i New York Red Bulls. Abbiamo giocato bene, abbiamo fatto un gran secondo tempo e alla fine ce la siamo meritata questa vittoria. Adesso vediamo quanto siamo in classifica. Con tutte queste gare simulate abbiamo fatto tanti pareggi, però abbiamo visto anche le altre avversarie rallentare molto spesso e secondo me con questo big match abbiamo ottenuto un buon risultato alla fine di questo episodio. Allora, io direi di far così: stagione, calendario. Noi abbiamo ancora il Chicago Fire da simulare e poi entriamo nel mese di luglio. Direi che il mercato lo possiamo lasciare al prossimo episodio. Però facciamo ancora gli allenamenti e poi andiamo a vedere come va qui Chicago. Che ne dite? Loro hanno messo un difensore in attacco, sbaglio. 0-4, chiaro. Poi si sono fatti anche spellere Slonina. Allora, doppietta di Jovetic, gol di Van Ginkel che segna sempre e anche gol del Carbonitto. Cioè, vederci primi in classifica in un campionato su FIFA 20 fa emozionare, cioè fa strano. Abbiamo visto l'hub mercato. Ovviamente ci piacerebbe portare un grande nome per concludere questa stagione con l'idea di aver proprio fatto la differenza. Però al momento sembra molto difficile perché i giocatori sono tutti o in scadenza, quindi arriverebbero a gennaio, oppure si sono appena trasferiti. Solito problema dei contratti sballati quando sei in America. Quello che si può fare, ragazzi, è intanto blindare i nostri che stanno giocando molto bene, stanno crescendo molto bene. Per ovvie ragioni ci sono alcuni giovani che non vogliamo dare via, come il Cassiere, come Cannon. Però sarà difficile trattenerli tutti, per cui io farei un mercato di questo tipo. Un mercato da pescatore. Buttiamo giù le esche, vediamo chi abbocca, cerchiamo di guadagnare il più possibile e poi ad agosto andiamo sul mercato con i soldi, perché adesso siamo senza budget. Questa secondo me è la chiave. Va bene, lo scopriremo nel prossimo episodio, per il momento è tutto. Vi ricordo il link in descrizione, grazie per avermi seguito, un bel mi piace e a presto.